uomini e donne, cambio programmazione, ecco quando torna e a che ora. Il programma di Maria De Filippi torna a gennaio 2018, tutte le novità. Con la vigilia del Natale tutte le programmazioni Mediaset sono state cambiate, a partire dai grandi talk show del pomeriggio. Uomini e donne è stato momentaneamente sospeso dal palinsesto in occasione del Natale, ma ritornerà a gennaio 2018 dopo l'Epifania. Maria De Filippi non ha smesso di sostenere i suoi tronisti e i senior del trono over, tant'è che ha deciso di continuare a registrare le puntate per il nuovo anno. Il 28 dicembre verrà registrata una nuova puntata del Trono Classico e Paolo Crivellin sceglierà la donna della sua vita, sarà Angela Calloisi oppure no? Quando andranno in onda queste puntate? Scopriamolo insieme. Cambio programma Uomini e Donne quest'anno è stato trasmesso su Canale 5 fino al 22 dicembre 2017, ma quando andrà in onda nuovamente il talk show su Canale 5? Gli orari saranno sempre gli stessi oppure no? Vi ricordiamo che il programma dà la possibilità ai ragazzi e ai senior di poter trovare l'amore della propria vita in diretta televisiva, ma soprattutto offre la possibilità ai giovani di poter trovare un lavoro fuori dagli studi per migliorare la propria condizione economica. Nel caso del turnover, anche Giorgio Manetti ha avuto la possibilità di scrivere un suo libro, un ottimo compromesso lavoro/famiglia. Dopo l'Epifania, esattamente l'8 gennaio 2018, andrà in onda la prima puntata del nuovo anno di Uomini e Donne sempre dalle ore 14:45. Con molta probabilità andrà in onda una nuova puntata del Trono Classico dato che l'ultima del 2017 è stata dedicata ai senior. Cosa succederà? Lo scopriremo insieme. Ecco cosa sta succedendo: Sara Fifella e Niloufar Hadati hanno iniziato a contendersi il corteggiatore Lorenzo Ricciardi, ma quest'ultimo non ha ancora scelto tra le due ragazze. Il ragazzo è molto preso dalla tronista con i capelli ricci, ma ha deciso di uscire anche con Niloufar per curiosità. La starà usando per far ingelosire Sara? Anche per i senior la situazione si è complicata dopo le accuse che sono state rivolte ad Anna Tedesco e Giorgio Manetti, ovvero di essere fidanzati in segreto. L'opinionista Gianni Sperti ha più volte controllato il cellulare della donna ed ha confermato che tra i due i messaggi e le chiamate sono frequenti, mettendo in crisi la dama Gemma Galgani. Quest'ultima si è dichiarata nuovamente al Gabbiano che, purtroppo, non riesce più a condividere il suo amore con l'ex fidanzata. Sarà colpa di Anna? Uomini e Donne anticipazioni.